Un salone nautico che sarà sicuramente molto partecipato, l'entusiasmo è molto forte, c'è l'entusiasmo che si sente nel voler fare rivivere la nostra città, città che ama questo salone. Vedrete, c'è sicuramente c'è tante manifestazioni nelle nostre strade che animeranno proprio Genova per far vedere quanto Genova ama il salone. Le associazioni di categoria hanno veramente dato segno di tenere fortemente al territorio dove vivono, dove lavorano, cioè dove investono, cioè soprattutto. E sicuramente vedrete una città viva nel weekend soprattutto. Qual sarà la parola d'ordine di queste qui? Beh, ci saranno tantissime parole d'ordine perché parleremo di musica, di cultura, di arte, di commercio, di realtà urbane e anche di artisti emergenti, insomma ci saranno veramente tantissimi eventi. Alcuni saranno proprio vicini al Salone Nautico, altri saranno nelle strade della città. In particolare venerdì 22 ci saranno i pianisti del Conservatorio Paganini in strada, in via Garibaldi e in piazza De Ferrari a suonare e a cercare di raccontare con la musica la nostra cultura. Ci saranno anche moltissime altre occasioni di incontro, per esempio al Museo di Villa Croce verrà allestito un beach bar, quindi una finta spiaggia all'interno del parco, e poi ci saranno tantissime altre iniziative, per esempio via Garibaldi sarà sempre illuminata, i palazzi dei Rolli saranno aperti, questa sarà una sorta di anteprima dei Rolli Days, e poi molte altre iniziative per chi visita il salone. In particolare sarà possibile visitare quasi tutti i musei di Genova, civici, nazionali e anche privati, al costo di 1 euro presentando il titolo d'ingresso del Salone Nautico.